Beh, stiamo dando una voce fortemente democratica al nostro movimento politico, perché stiamo eleggendo tutta la classe dirigente territoriale, tutti i segretari provinciali. Oggi tocca ai segretari della provincia di Reggio e della città di Reggio, poi nel pomeriggio saremo al congresso di Cosenza, ieri sono stati a Vibo Catanzaro, andremo anche ad eleggere i delegati al congresso nazionale, che dovrà eleggere il segretario del movimento politico dopo la mia elezione a segretario da parte del Consiglio nazionale. Stiamo lavorando per avere una campagna elettorale da protagonisti in tutte le regioni d'Italia. Il nostro obiettivo, l'abbiamo detto, è di raggiungere il 10%, se alle europee, per arrivare al 20% alle politiche. C'è un grande spazio politico che va da Giorgia Meloni a Elish Line, e noi vogliamo occupare quello spazio politico avendo l'ambizione e la volontà di svolgere un ruolo centrale nella politica del nostro paese, svolgere il ruolo che in passato, pur essendo diversi, ha svolto la Democrazia Cristiana con i partiti moderati. Quindi una forza politica, una grande forza politica, seria, credibile, affidabile, responsabile, cristiana, liberale, garantista, riformista, ma soprattutto europeista e atlantista. Quindi siamo pronti a metterci in gioco, a metterci in campo con una Forza Italia che è stata riorganizzata grazie anche alla partecipazione di oltre 110.000 iscritti ai congressi provinciali che si stanno svolgendo in tutto il paese. Questo fine settimana non c'è solo la Calabria, si sta votando in Puglia e nel Veneto, e quindi c'è una straordinaria mobilitazione. Poi naturalmente il congresso nazionale e il giorno 26 tutti a Roma per festeggiare il 30° anniversario della fondazione di Forza Italia, radici profonde per guardare al futuro. Sì, Tajani ha un rapporto molto solido con me, con Francesco Cannizzaro, col partito di Forza Italia della Calabria. Alcuni risultati che stiamo cercando di ottenere anche per la provincia di Reggio Calabria sono dovuti all'impegno di Antonio Tajani. Mi riferisco al G7 che si terrà a Villa San Giovanni, ma mi riferisco anche all'impegno attivo del Ministero degli Esteri in occasione del reclutamento dei primi medici cubani che vennero qui nella provincia di Reggio. Quindi è la conferma di un rapporto solido sia dal punto di vista politico che amicale. E oggi siamo veramente felici e orgogliosi di dimostrare a tutti gli amici, i partecipanti, i simpatizzanti, gli amministratori che Forza Italia è viva, è vegeta, è forte, è motore trainante della coalizione di centrodestra. E oggi affronteremo tante tematiche, discuteremo di tante cose fatte in questa metà legislatura. Siamo veramente felici e ci sono tutti i presupposti per fare veramente bene.